Benvenuti a tutti a questo sesto episodio del Vibrafonista Curioso, che sarei io, ma penso anche voi, se siete vibrafonisti. Oggi abbiamo un ospite dal Sud Italia, è il primo ospite del Sud, quindi sono molto contento di presentarvi Pierpaolo Bisogno. Benvenuto. Grazie. Ok, per chi non lo conosce già, è un'occasione ottima per conoscere questo vibrafonista eccellente. Iniziamo subito a domandargli come si è formato nel Sud in quel periodo quando lui era piccolo, aveva mi pare 6 anni quando ha cominciato a studiare. Com'è stata la tua formazione in quel periodo? Com'era al Sud in quegli anni? Come ti sei formato? Guarda, in quegli anni secondo me al Sud funzionava anche bene, perché per quel poco che ricordo, considerando i miei maestri, c'era ancora tanto fervore che veniva, era uno strascico degli anni 70, no? Inizi anni 80, si viveva ancora di molte cose belle degli anni 70, poi si sono un po' perse negli anni 80, sono ritornate nel 90 e dal 2000 in poi c'è una discesa in generale culturale, vabbè, non ce la possiamo fare nulla. E niente, io in realtà per me non è stato molto difficile, cioè, l'approccio, perché avevo un po', sin da piccolo avevo la mania comunque di percuotere qualsiasi cosa, pentole, pentoline, anziché giocavo, però cacciavo tutte le pentole di mia madre a 3-4 anni, quindi mia mamma non ha avuto tanta difficoltà, un po' spinta da mia zia a farmi studiare. C'avevo 7 anni quando sono andato a studiare, poi ho cominciato a 5 anni, c'avevo una batteria da autodidatta, una bella batteria che poi chissà che fine ha fatto, era un Hollywood che mi ricomprò mio padre da uno, costava all'epoca 20.000 lire, io non gli diedi neanche valore perché ero piccolo e gli misi il secondo tom, fece una cosa che solo a pensare mi viene da piangere, il secondo tom fatto col fustino del Dick Sun, lo ricordi quello di cartone, invece ho fatto una cosa che non avessi mai dovuto fare, però ero bambino, per avere 2 tom, in realtà quella era bella, ma magari avessi oggi. E quindi ho cominciato una scuola di musica normale, salernitana, che all'epoca le scuole di musica funzionavano tanto, 200 iscritti, 100, con un maestro molto bravo, a suonare poco ad insegnare, però io fortunatamente riuscivo a rubacchiare questi per i primi 3 anni. Poi un mio amico fortunatamente mi ha portato a fare una formazione un po' più dal maestro Antonio Colino a Napoli e lì sono stato per 3 anni e mezzo e poi da lì, parlando con il maestro, decisi, maestro, io vorrei andare in conservatorio, e lui mi disse, in napoletano, mi chiamava Cavaliere, non ho mai capito il motivo, Cavaliere, ma guardi il conservatorio ha la batteria, non ha la studi, cioè la batteria non la studi, e lo so maestro, però io ho visto uno strumento interessante, 13 che assomiglia al pianoforte, che io già suonavo un po' il pianoforte perché ho cominciato a 10 anni da su, quindi mi affascina senza conoscere nulla del vibrafono. E qui da lì in poi il conservatorio, mi sono comunque innamorato anche con il vibrafono, gli strumenti a tastiera. Diciamo, ho trovato un po' una sintesi fra la mia passione forte della batteria e delle percussioni che poi ho coltivato negli anni e del pianoforte. Come dici anche tu nel tuo metodo, è una bella, cioè per un percussionista che ha una bella sensibilità e vuole mettere le note, è una soluzione. Se no rimani con l'amaro in bocca e fai il batterista che dà fastidio, che ce ne sono tanti. È molto, io penso che sia lo strumento forse tra le percussioni usato nel jazz più faticoso. Mi piacerebbe che mi descrivessi proprio il tuo incontro con il vibrafono, perché è stato un innamoramento, mi sembra di capire. Sì, perché fin da quando mi sono iscritto, visto sto strumento, diciamo, che bello. Poi l'idea delle 4 bacchette l'ho presa subito in considerazione, perché avendo suonato un po' il pianoforte già capivo che si potevano mettere gli accordi. Quindi la prima volta che l'ho visto è stata veramente una bella sorpresa. Infatti ho cercato subito di farmelo comprare come primo strumento. Certo, arrangiando con un Tama a tasti stretti, fino al 5° anno poi, sì, ho arrangiato con quelli, però andavamo in conservatorio a studiare, un po' come tutti. Mi è sempre piaciuto molto il tamburo, un po' meno i timpani più a tarda età mi sono piaciuti. Però poi col vibrafono ho cominciato tanto, più della marimba, devo dire la verità. Anche se poi la marimba è più vicina a un percussionista e basta, invece il fatto del vibrafono, la dolcezza, mi ha preso tanto. E da allora, no, diciamo che è lo strumento che ho sempre studiato di più, senza abbandonare gli altri. Sono stati periodi che sono stato molto preso da altre cose, di percussioni afro-cubane, però il vibrafono, uno si fa la croce la mattina e dice ok, prima lui, poi gli altri. E quando è che ti è arrivato il primo vibrafono serio? Il primo vibrafono serio mi è arrivato dopo che ho fatto il 5° anno inferiore, quindi avevo 18 anni. Stiamo parlando degli anni?
Io sono nato nel 73, stiamo parlando degli anni 91-92. Ecco quello là, che è questo che prese il side, che a me piaceva tantissimo, perché suonava come il master, o quasi, però era più basso, si poteva abbassare molto, io non essendo molto alto. Quindi da allora poi hai proseguito con gli studi classici? Ho proseguito con gli studi classici, e sono diplomato, e poi ho fatto anche altri studi. Ma io già in realtà l'idea dell'improvvisazione l'ho sempre coltivata, anche così a origine, da ragazzino. Che facevo piano bar dai 13, 12 anni e mezzo ai 20 anni, ho fatto anche piano bar, cantavo e suonavo. E cosa ascoltavi in quegli anni? Che musica ascoltavi? Guarda, in quegli anni che ascoltavo? Un po' quello che mi veniva, perché i miei genitori non sono musicisti. Mio padre è un buon ascoltatore di musica, si è raffinato con me negli anni, però che ti devo dire, ho ascoltato pure i dischi di Papetti, infatti a 13-14 anni, che vuoi. Ascoltato rock, ma non sono mai andato oltre i Pink Floyd, di Purple, non riuscivo già, Guns N' Roses, Zeppelin, già non riuscivo a digerirli troppo. Quindi sono stato sempre un po' avanti, poi a 14-15 anni subito mi sono innamorato del Latin, seguivo gli Spyro Gyra, Davey Samuels, forse il primo vibrafonista in assoluto che ho sentito, non è Gary Barr, ma è stato proprio Davey Samuels. Mi si ammazza, che bello. E nella tua formazione come hai fatto a raggiungere il fraseggio che usi adesso? Cioè ti si è sviluppato successivamente oppure già in quegli anni stavi cominciando a studiare quelle soluzioni melodiche di fraseggio, di dizione jazz? Sì, no, io in realtà mi sono avvicinato al jazz, però non ho mai, inizialmente, ovviamente uno pensa al suo strumento, quindi poi Gary Barton, tutti i vibrafonisti, però ci sono periodi che non ho ascoltato più vibrafonisti, ho ascoltato solo altri strumentisti. Sono molto fissato della tromba, infatti sarebbe uno strumento che mi sarebbe piaciuto suonare, un po' un periodo la studiavo, poi per la paura che avessi prendevo la paradontite non l'ho studiata più, perché devi formare la faccia. Quindi ho ascoltato molti sassofonisti, non mi sono limitato solo al nostro strumento, però poi ho scoperto anche vibrafonisti nella storia che secondo me dovevano avere più giustizia e non l'hanno avuto, tipo Dave Pike, che non lo conosce nessuno, ma era uno fortissimo. Però poi mi rendo conto pure che le sue energie forse le distribuiva in tante cose diverse. Quindi la formazione l'ho fatta un po' ascoltando. All'inizio, cioè, tu lo parte col suo strumento, però per un periodo mi sono distaccato dal fatto di sentire Barton, perché poi, sai, dopo un po' sembra che poi incominci a copiarlo. Uno diventa sempre la brutta copia poi di un soggetto. Però il primo proprio che mi ha stimolato, anche con le frasi, è stato Davey Samuels, perché io avevo quest'anima latina e lui era proprio bello. Preciso, però un periodo mi sono molto più, diciamo così, avvicinato all'ascolto di sassofonisti, Joe End, poi questo dopo. Ma all'inizio quello che mi ha catturato tanto era Chet Baker. Mi facevo scorpacciate di Chet Baker, li cantavo tutti soli, me li avevo trascritti, ero proprio fissato di Chet Baker. Non Mal Davis lo tengo antipatico. Quindi comunque riconosci l'utilità della trascrizione, degli assoli, l'ascolto? Sì, cosa. Ovviamente l'ho affinata nel tempo, ero uno che si lanciava molto, però la fortuna è che mi registravo tanto, anche con mezzi di fortuna, tipo lo stereo col micro, per capire, poi mi facevo il mea culpa quando mi ascoltavo, e questa cosa me la sono trascinata anche nei concerti, di registrarmi, una volta con i mini disc, oggi è facilissimo, per affinarmi. Per osservarmi, non lo so, quindi in questo senso. Poi ho seguito molti consigli di musicisti salernitani, che c'è una bella scuola nel tempo, quindi ero amico di Dario, di Idda, questi qua che comunque, no, fai così, dici, vedi quello, cura quello, molto, loro sono cresciuti già con una famiglia, col padre che suonava, 5.000 dischi di jazz in tale stanza, tanti strumenti, un po' più semplice quando non c'hai, diciamo, una qualcuno vi dà, no? Una strada e avvia. Però poi alla fine ognuno trova lo stesso, se c'è la passione. Hai trovato qualche musicista che ti ha aiutato abbastanza concretamente a muovere i tuoi primi passi nell'ambiente jazzistico di Salerno, o comunque del sud, di Napoli? Sì, ho trovato all'inizio, diciamo, i primi musicisti che ho trovato, sì, c'è stato qualcuno che mi ha spinto. Un pianista, che adesso c'è il figlio che è un mio allievo, al conservatorio, e poi un sassofonista che poi è uno che sono tutti gli strumenti, e adesso un compositore di film, si chiama Pericle Odierna, è uno forte, ha vinto il Globo d'Oro. Però poi in realtà è che non è che mi sono stato più coinvolto che a cercare quel volgimento, capito? Perché comunque io suonavo sempre batterie, diciamo, ero un po' ancora che suonavo tutto, non avevo un'identità fino a 20-22 anni precisa col vibrafono.
che poi noi studiamo tutto, poi dice ok, ora incanalo di più qua, poi sai, non studiare più uno strumento a percussione, poi ti intristisce. L'idea di dover, però a certi periodi ho abbandonato la batteria, ho abbandonato quello, non ho mai abbandonato il vibrafono, perché mi sono reso conto che se lo lasciavi un mese, quando ricominciavi, dopo un pezzo c'avevi le braccia giù e l'affanno. Almeno perché non ti aiuta, non rimbalza, ti rimuove, cioè, e tu c'hai tutto contro. Quando hai sentito di aver raggiunto la tua identità, o comunque di averla trovata, è stato lo stesso periodo in cui hai anche scelto di curare il suono con il discorso dei pick-up, oppure è arrivata dopo quella scelta? No, no, è arrivata dopo, perché quello me la fece Mike Manieri, me la fece scegliere, perché quando fu nel 2000 forse, che io fittai un vibrafono, ero un ragazzo, avevo 27-28 anni, fittai il vibrafono a Mike Manieri in un festival, lui molto, molto gentile, veramente, mentre lo montavamo insieme, poi prese la mia tastiera e la tolse. Che sta a fare questo? E mi sei suoi, mi capiva, bello. E lui certo mi consigliò, di guarda, lui suonava in duo all'epoca con Giorgio Garzone, quindi poteva anche evitare i pick-up perché non c'era il batterista. Dice, guarda, tu con questa è una soluzione che ti farà stare bene quando sei nei posti piccoli, questo e quest'altro. E io gli dissi, fantastico, figo, così. Poi c'avevamo un periodo, io suonavo con un batterista che aveva una mano pesante, un po' le mani pesanti avevano, perché si veniva dal, e negli anni Ottanta, quel maledetto, cioè che poi era il mio amore all'inizio, il fusion, amore di tutti. Però tu ti ritrovavi con un batterista con swing, con i piatti duri, pelle idrauliche. Ci voleva il doppio del suono di oggi. Suona piano. Poi ti rendi conto che per quando uno poteva suonare piano, quando c'hai delle pelle idrauliche sui tamburi e piatti duri. Poi guardi Tony Williams suonare, dice, vabbè, ma che devo suonare piano? Guarda quello come suona forte. E allora mi sono ritrovato bene con i pick-up, che hanno la loro validità, certo, però non li ho usati sempre. Sulla situazione dove non li portavo, poi ci ho creato un suono, l'ho mischiato con i microfoni, adesso mi trovo. Però quando sto in giro, qualche volta ho fatto la mattata di portare i pick-up, i tasti, ma una volta non riuscivo, l'aereo arrivò in ritardo e sono andato in panico. E quindi ho detto, ok, da oggi in poi se sto fuori me lo fittano, non voglio sapere niente. Cambiamo un po' la bacchetta, un po' più dura, ciao. Infatti le tue bacchette, assieme al pick-up, effettivamente ricordano molto il suono di Mike Manieri. Anche se magari come vibrafoni non usate lo stesso. No, no, non usiamo lo stesso. Però anche uno che ho ascoltato anche tanto, Mike Manieri, che lui è molto melodico pure. C'è una bella sensibilità. Quello è un gruppo che sia lui che il suo gruppo, il Step 7, ascoltavo molto. Forse il gruppo che ho ascoltato per ultimo era quello che tutti ascoltavano per prima, i Weather Report. Ma cosa ascoltavi? I Weather Report invece l'ho incominciato ad ascoltare tanto, però dopo i Spyro Gyra, dopo i Step 7, ovviamente, uno si guarda lo strumento suo dove sta e vai, no? Vai a mirare. E quindi questo sì, effettivamente un po', però non è dato dal, perché lui ha delle bacchette molto morbide quando suona, morbidissime. E le tue? Guardi, io sono un sofferente perché ci avrò secondo me 200-300 bacchette, perché poi ogni tanto le cambio. È sempre il dilemma di ogni vibrafonista, la ricerca della bacchetta perfetta. Ho 6 paia di Gary Barton, sono tutte 6 diverse. Poi nel tempo io l'ho imparata a rivestire io, non le rivestire. Perché da ragazzo, per, diciamo così, per arrangiare economicamente, mi ero messo a costruire le bacchette, vedi, amici al consiglio, steli, junior, una faticaccia. E imparai a cucirle, poi nel tempo sono diventato bravo, quindi a modificare la pallina, sai, a trovare delle cose, poi ci metto questo, poi ci metto quelle. Ultimamente, dico, vabbè, dai, io uso le Inaki Sebastian molto, mi trovo bene, perché a me poi ho scoperto, sì, la Barton è una bacchetta veloce, questa è senza dubbio. In certi casi, quando ho bisogno più di suono, che non c'è il pick-up, a lei torno. Però le Inaki Sebastian mi hanno dato una bella... Ultimamente invece sto anche fissato per certe cose, certe altre sono più faticose con le Big Balter di Joe Lock, che mi ha regalato stesso lui, in verità. Ah. Che sono particolari, perché sono una pallina di legno e, c'hanno, e sono avvolte da una sorta di gomma caucciù. Quindi c'hanno, è la bacchetta che ha più rimbalzo in assoluto. Cioè senti la sensazione di un tamburo. Però sono un po' con la testa pesante, non si può avere. Quindi non è che uso una bacchetta fissa e mi rimango su quella, ad aprire. C'è stato un periodo che sono passato a 2 bacchette, cioè avevo la passione delle 2 bacchette. Sai che tu ti dici, no, devo suonare 2 un po' e lasci un po' le 4, fin quando poi sono rimasta a 4 e ho cercato di cambiare un po' la tecnica. Certo, quindi generalmente tieni sempre le 4 anche quando devi suonare cose. Adesso sì, perché col fatto che ho modificato la tecnica lo preferisco. Però se vedo, diciamo così, si dice in napoletano, malacqua,
cioè che il suono non è gradevole, suonano forti, o non stai col tuo, devi suonare, allora cerco di cacciare in parte un po' il Warner Wolf che è dentro di... Warren Wolf dentro di Warner Wolf, ecco, lui è una sorta di pugile, fa palestra, quindi te. affronta il vibrafono come se dovesse fare un incontro di lotta dall'inizio alla fine, che può piacere, non può piacere, però in alcuni casi ti risolve perché tu ti fai sentire. Però Assolutamente. lo puoi fare solo a due, se lo fai a quattro le braccia le distruggiamo. Però amo suonare a quattro adesso. Hai mai provato le Mike Balter 23R? Non lo so, può essere durante varie... Ci sono queste che sono medio dure, poi ci sono quelle verdi, ancora più dure. Secondo me stanno cominciando a... Le verdi forse le ho provate, che erano più dure, anche tanto forse. Sì, Sì. carine, per i live non sono Sì, male. per i live, soltanto che sai che cosa? Finché suoni col pick-up, quando è molto duro, poi al pick-up gli arriva un colpo troppo forte, Ah, rischi di certo. scopparlo. Quindi è anche inutile, ti risponde acido, se la frusti troppo. Allora, se usi un po' comunque lo stesso sistema, è meglio avere una bacchetta leggermente più mobile, se no il pick-up va in over. Ti chiedo questo, hai notato molta differenza tra suonare col pick-up oppure suonare con i microfoni? Cioè, il tuo range dinamico, devi cambiarlo molto tu oppure riesci a gestirlo con l'amplificazione? Guardi, io ultimamente faccio, in realtà da anni, quando è possibile, cerco di mettere sempre microfoni e pick-up. Mi piace anche che si sente un po', che io ogni tanto ci canto da sotto, tento a cantarci, certe volte riesco meglio, certe volte peggio, perché poi è difficile essere, sempre per la passione del canto che avevo, è difficile essere intonatissimi con una posizione scomoda come vibrato. Però solo pick-up, ti dico la verità, non mi fa impazzire. Però... In certi casi, ah, bellissimo, bellissimo, quando sei nei club, che stai io qua, tu qua, tu qua, 2 metri quadri, batteria, vibrafono, c'è il piatto che ce l'hai qua, metti il microfono, è inutile. Allora, o suonavo acustico, vibrafono acustico, o i pick-up, ma mettere il microfono significa fare un danno, sempre perché si amplifica tutto quello che c'è dietro, ma tranne il tuo strumento. Cioè, secondo me è meglio suonare acustico quando è così. Il pick-up, l'unica cosa, ti leva un 20-30% di risonanza, perché... C'è un pick-up, c'è la colla, c'è il silicone che lo protegge, quindi il suono si asciuga un po' già di natura. Quindi suonare con i pick-up acustici significa suonare uno strumento che ha il 70% di volume. E non va bene. E la gestione del pick-up com'è? La manutenzione, la Pick-up gestione? è un bel guaio. Io in realtà sono anche sponsor della K&K Sound. Poi, sai, gli sponsor di pick-up per vibrafono non sono come quelli di chitarra, comunque ci sono agevolazioni, ti fanno... pubblicità, tutto quello che vuoi, però costano. Abbiamo provato anche a farli fare noi qui, ma non sono venuti. Sembra strano, che cosa è complicato. Non è venuta la stessa impedenza e quindi si rompono abbastanza facilmente. Infatti ne ho parlato pure con la ditta, ci cioè, ma questi pick-up, cioè, a certe volte perché c'hanno dei fili così piccoli, loro un po' li tipari, un po' così, però poi certe volte li levi. Quindi considerando tutto, fra via, oggi è molto alta la spesa, costano. Però si rompono ogni tanto. Io da un periodo, sono 7 anni che si rompono poco. Perché? Perché lo porto totalmente montato. Cioè ho la macchina e ho preso le misure, questo si abbassa molto questo vibrafono, quindi montato, sai, non stacchi, non lo metti nella valigia, stacca, attacca, quindi dura di più. Si rompono comunque, però dura di più. E la scelta di questo suono con i pick-up è per poter utilizzare il vibrafono in ambiti pop, leggera. Avrei avuto modo di metterti alla prova professionalmente anche in quel settore. Com'è andata? Guarda, in realtà stranamente parlando, con le collaborazioni o televisivo o comunque importanti, tipo che ho suonato con Mario Biondi, Nicola Conti, io ho sempre suonato con vibrafono normale, mai con i pick-up. Perché poi su un grande palco tu non c'hai questa problematica, anche perché poi suonare con i pick-up significava portare il mio vibrafono, non era il caso. E allora dicevo, questo è dello sponsor, questi qua li ho sempre tenuti per le mie cose, l'ho sempre utilizzato, ok, là andiamo a suonare in un club, ah, questo è il club, ok, vengo con quello con i pick-up. Cioè, capito? Non ci pensavo proprio. Però con gli altri sempre, o che sia stata televisione o tournée, sempre vibrafono senza pick-up, che certe volte è stato buono, certe volte poi ho potuto penalizzarmi, però sempre senza. No, era una rogna. Questa è una chicca io tengo solo per le mie cose. Tu vai in un posto, dici ok, io a me piace mettere pick-up e microfoni, perché poi ti rendi conto che se metti i microfoni fai un macello, dici ok, no, solo pick-up, oppure no, ma io ho una sola linea, ti fanno... C'ho solo 2 canali, vabbè, ok, tieni, questo è il jack, non li vedi che sorridono, dice, ok, mi ha tolto un problema davanti, perché
che poi saper fare il suono al vibrafono sembra facile, ma non lo fa quasi nessuno. Il miglior suono che ho avuto, l'ho avuto a Montreux e basta, mai più. Cioè, beh, sono stati bravi anche gli altri, però il mio suono acustico che ho sentito di vibrafono è stato solo al Festival di Montreux. Poi si arrangiano, allora certe volte litighi, viene quello e te li mette qua. Ma tanto da... Scusa, mi devo suonare, dai. Perché lo prendi, secondo te, oppure lo metti che prende tre tasti, e che prendi questi tre tasti? Allora guarda, è una lotta, lo sai. Sì, è sempre una lotta, veramente. Una lotta, perché li mettono così, alcuni sono bravi, però il 20% va, secondo me. Poi è uno strumento che giustamente amplificano poco, quella volta che amplificano, l'amplificano così, a occhio. E a questo punto ti chiederei quali sono i progetti attualmente attivi. Dove tu suoni? Guardi, il progetto attualmente attivo è proprio il mio progetto. No, perché ho fatto questo disco, ci tenevo molto a farlo girare, perché un po' rispecchia il mio amore per certi generi musicali, jazz, anche legati molto al mainstream, all'hard bop, e c'è un po' anche di molta cultura latina, e un po' di italianità. Quindi quello che, diciamo, mi ha fatto sviluppare negli anni. È qualcosa vicino al jazz moderno, che poi nel tempo mi sono appassionato molto a Joe Henderson e negli ultimi anni a Shorter, quindi, che voglio dire, non è ambito fra molti, però ti apre molte strade, trovi altre soluzioni, trovi altra musica. Mi sto riappassionando un po' alla musica classica pure, in verità, ma solo come analisi però, eh? Cioè che nel senso che mi vedo delle cose di Debussy, di Liszt, al pianoforte non tendo di farle perfette, però mi vado a vedere gli accordi che escono, ci stanno cose fantastiche, altre che jazz. Shorter da là attinge, tutta scala minore armonica, tutta sviluppata di tante cose, sono belle ovviamente, però io sono legato all'hard bop perché la nostra tradizione salernitana è legata all'hard bop e hard bop. Sono cresciuto un po' così. Anzi, secondo te per quale motivo? Ma io dico sempre scherzosamente perché gli americani ne sono sbarcati a Salerno. Non lo so per quale motivo, perché poi sai, comunque il bop è molto melodico e quindi è legato comunque forse un po' al concetto del sud, che poi tenta sempre di essere, cioè sempre la forma della melodia. E poi è una caratteristica del sud, basta che la musica antica napoletana, non quella moderna, perché meglio non ne parliamo, ma quella la vera, è stata influenzata anche dagli americani, tanto è vero che se prendi le canzoni storiche napoletane e le fai jazz funzionano quasi tutte. Quando ti metti a creare, preferisci rielaborare qualcosa oppure creare qualcosa di nuovo? Bella domanda. Rielaborare, sì, l'ho fatto tanto in passato, però io sai che cosa ho preferito sempre di più? Studiare proprio i standard, tanti, perché c'è tanta bella musica da studiare, quindi prima di farne della tua, vediamo un attimo se possiamo fare quella idea. Quindi io sono stato sempre un fissato degli standard, dai quelli più semplici a quelli, quindi ho sempre studiato molti standard, le elaborazioni abbastanza e le cose mie. Poi ci sono stati periodi che avevo quell'enfasi per farle, periodi, ma non sono mai uno che dice no, sono solo cose mie, ho fatto tanti dischi, diciamo più negli ultimi anni. Sono stato sempre uno che ha detto, ok, c'è tanta bella musica, fammi un attimo vedere. E poi lo sai, più standard, più cose suone, più conosci cose. Non ho mai perso troppe energie dietro solo le mie cose dall'inizio. Ero curioso di imparare molta musica degli altri. Poi sono fissato in musica cubana, brasiliana, quindi le energie le ho divise anche molto così. Periodo che ascoltavo John Bim a palla, Demorais, Chico Buacque, periodi di musica cubana che mi hanno invaso perché mi sono appassionato alle conga, se mi vedete che ero fissato di Latin jazz, cioè diciamo ho avuto queste varie, un po' che uno un po' si annoia, almeno io sono fatto così. Poi negli anni, dopo i 30-35 anni, sempre di più verso il jazz inteso in un certo modo, e alcune cose non le ho ascoltate più, perché io non ascolto un disco di Fusion, saranno 20 anni, mi dà proprio fastidio ascoltarlo, eppure ne ero innamorato, di sì, tutti sì. Ma questo fa parte del gioco e della magia, cioè ognuno veramente rielabora secondo i propri equilibri tutte le varie influenze, certo. Magari in un periodo è più orientato da una parte, poi cambia. Questo noi siamo nati col fusion, più o meno siamo quasi coetanei, siamo nati col fusion, quindi quello c'era e ce lo assorbivamo. Quella batteria jazz usata negli anni 80, che all'epoca sembrava carina, adesso mi disgusto, solo sentito. Non riesco a sentirla più, guarda. Non so perché è successo, però io so storicamente perché è successo quell'operazione là.
mi sono fatto un'idea, almeno penso di leggendo delle cose. Sarebbe? Sarebbe che, purtroppo, nel momento in cui il jazz non è stato più musica popolare, quindi musica da ballo, grazie, grazie, siamo agli Yard Bopper, Monk, che anche col bop, fino a un certo periodo la gente ballava. E allora, giustamente, perde il 70% del pubblico. Quindi perciò adesso anche il tuo Salumiere sotto casa si ricorda Leon Hampton, ma casomai non si ricorda di Neil Jackson, perché, o di Armstrong, perché era musica popolare. Quindi il jazz, secondo me, negli anni 70, per cominciare a fare un po' di soldini, perché intanto era avanzato il rock, negli anni 60, in Inghilterra, e quindi batteristi tipo Ian Paice, che comunque amavano il jazz, che era amico di Tolly Williams, almeno quello che ho letto, no? Un po' secondo me rosicavano questi qua del jazz. Cazzo, quelli fanno un sacco di soldi. Allora si è creato quel periodo degli anni 70 con Hancock, Cantalupe, Watermelon. Cerchiamo di fare una cosa trasversale e di rubare il pubblico. Con sta batteria rock, perché era una batteria rock, quindi cercate di dare un po' di ciccia alla situazione. Ma secondo me era brutto, perché c'è il gruppo con John Henderson, il povero Bobby Hutcherson, che ogni tanto si gira e guarda Tony Williams per dire: ma vuoi suonare più piano? Tutti acustici, c'è sta batteria così. Poi è nato il Fusion e quella batteria là è rimasta nel Fusion, e fortunatamente negli anni 90 ci abbiamo scherzato, torniamo a usare la batteria con i tre pezzi, tamburi corti, pelle sabbiate e piatti morti. È meglio. Bellissima questa tua... Secondo me questo è un fatto di correre dietro al rock, ma non puoi correre dietro alla massa. Secondo me è una cosa che hanno fatto i batteristi all'epoca. E se musicalmente, osservando quello che cercavano di fare i jazzisti, era quella l'operazione. Però oggi siamo una nicchietta che viaggia per fatti nostri. E va bene così, dai. Oggi è cambiata ancora la situazione, effettivamente. È come la musica classica, ma chi l'ascolta? Chi ha una certa sensibilità? O il politico che fa vedere che la deve ascoltare, ma sta là e sta dormendo col libretto in mano dell'opera lirica della Butterfly. E poi dice che perché ci deve essere, però gli ascoltatori sono pochi, ci vuole una certa sensibilità. Basta che sentiamo la musica di oggi commerciale, è tutto così. È come i nostri politici, cioè una schifezza praticamente. Ai ai ai, tocchi dei tasti veramente dolenti. Non li tocchiamo, sennò qua c'è anche il referendum, quest'altro regalo che vogliono fare. Sì, perché... Parliamo di didattica. Ti faccio un'ultima domanda, butto lì come anteprima, la gente non lo sa, però hai in cantiere qualcosa, giusto? In che senso? Nel senso che stai accumulando materiale su materiale, magari un giorno questo materiale troverà una forma. Sì, troverà la forma. E potremo beneficiarne tutti quanti. E io ti chiedo, come è stato questo tuo percorso di accumulo e di elaborazione di questi, chiamiamoli esercizi, o comunque di questo metodo didattico? Come ce lo puoi presentare? Guarda, è ancora in embrione, perché poi io ce n'avevo un paio. Comunque, uno era solo sulla ritmica, e sarà solo sulla ritmica, i concetti ritmici, che tutti dovrebbero conoscere in un certo modo, perché poi qualsiasi strumento soli, se ritmicamente non ci sei, anche un bel fraseggio passa inosservato, un fraseggio meno bello, ma bello, piazzato ritmicamente, colpisce di più. Questa, secondo me, è la prima cosa. E molti dovrebbero, tra cui molti musicisti, stando in conservatorio, i ragazzi, io di Martè. Quindi pensavo una cosa del genere che coinvolgesse tutti, ma non il classico solfeggio ritmo, cioè degli esercizi tipici. Io un periodo facevo una materia che si chiamava linguaggio di laboratorio ritmico, me l'ero inventato, mi sono chiuso 2 o 3 mesi a casa e ho detto devo creare qualcosa che possa essere utile perfino ai cantanti, che io li considero l'ultima coda del carro nel jazz, mi dispiace, però quelli che vogliono fare jazz e non sanno cantare jazz, o che vengono all'esame di ammissione, chi ascolta? No, ascolto il jazz, chi ascolta? Il Giorgia, a posto. Però poi invece un'altra era proprio specifica per il nostro strumento, però era un po' parte già da un punto più avanzato, ho evitato tutta una serie di cose, quindi, ed è molto concettuale, anche spirituale, su curare degli aspetti emotivi, c'è anche una parte un po' molto filosofica. Io amo fare lezione, lo facevo da ragazzino, ho cominciato a 20 anni, quando ancora studiavo io, perché mi piace dare agli altri, mi piace spiegare, cioè, mi piace far suonare pure chi non dovrebbe suonare, e proprio, sai, le sfide, perché ho scoperto che comunque ci sono 2 cose, chi c'ha il talento naturale, e vabbè, poi studio, va da sé, quello è facile, quelli sono gli allievi più belli,
e chi ha un po' di talento, perché già che ti avvicini alla musica ce l'hai il talento, però non è naturale, c'ha casomai molto più passione e meno talento. E allora, in quel caso, trovi varie strade un po' più tortuose per portarlo alla meta, e quindi ho trovato sempre forme diverse. Ci sono persone che casomai bastava capire il concetto perché non riuscivano ad aprirsi per motivi personali, familiari, cioè, ognuno è fatto in un modo. E se ti trovi la chiave per farli aprire, ho avuto persone che poi si sono trasformate, perché è cambiato loro approccio emotivo, che non è poco, che non hanno tutta la faccia tosta, che spesso poi quando è troppo nemmeno ti aiuta. Non sono tutti James Brown che hanno la convinzione. E quindi nel tempo sto cercando di fare un metodo che faccia suonare un po' tutti. Poi, se sei Maradona, sei Maradona. Non è detto che se non sei Maradona non puoi fare questo lavoro. Lo fai a un livello più basso. Un'ultima curiosità invece riguarda l'ambiente lavorativo, appunto. Com'è la situazione in questo periodo? Guarda, al sud io non lo so, al sud si tenta a suonare, però è sempre molto faticoso, ma non so, ma come penso anche al nord. È faticoso perché poi è una cerchia abbastanza ristretta di persone che seguono il jazz. Spesso ci sono musicisti che vanno ad ascoltare altri musicisti, ma non so se succede anche qui. Però, diciamo, non è delle felici. Mi ricordo rispetto al 95-96 si è dimezzata. Ma tu ti sei sempre gestito da solo? Hai sempre promosso tu le tue attività, i tuoi progetti, oppure ti sei appoggiato? Questo è il mio guaio, che io ero più da ragazzo. Le serate di jazz fino ai 23-24 anni le gestivo da solo, però in realtà è che a me mi hanno sempre chiamato. Ho vissuto sempre di telefonate. Quindi non ho sviluppato molto, diciamo così, questa capacità, che secondo me ha bisogno comunque di una piccola forma di egocentrismo e presunzione, che non ce l'ho. Ce l'ho solo quando salgo sul palco, per fortuna, sennò non potevo fare solo uno. Quindi più sono passati gli anni, più è aumentata la cultura, più è aumentata la consapevolezza e più si è abbassato, diciamo, il livello di dire io c'ho un disco bellissimo, facciamo una serata, cioè, non sono più capace. Quindi ho trovato altri che lo fanno per me, o comunque perché, ti ho detto, quando tu c'hai una, ti chiamano sempre a suonare, questo è una cosa che ti scatta di più se casomai non ti chiamano, o per un motivo o per un altro, perché casomai suoni un solo strumento e allora tu ti dai da fare per i tuoi concetti. Io avevo suonando comunque tanti strumenti nel tempo, quello, porto quello, quindi ho sempre aspettato che arrivasse il lavoro. Questo è stato un po' pigro. E la tua ultima realizzazione discografica o il tuo ultimo progetto realizzato, pubblicato? Il mio ultimo progetto realizzato è questo disco che si chiama Love Secret. Ecco, facci vedere. Ottimo, benissimo. C'è una foto di New York vista dal mare, uno sfondo, è tutto legato al titolo questa foto. Poi io lascio libera immaginazione a chi lo vede. Love Secret, tutti pensano amori segreti, donne. No, non c'entra niente. Non c'entra nulla, è tutta una cosa legata a questa città, però che comunque guardo da lontano. Grazie mille per questa tua conversazione, per questa tua intervista, e spero di vederti presto dal vivo. Va bene, speriamo. Raccomando ai nostri ascoltatori di fare un'attenta ricerca sul tuo conto e di ascoltarti bene, perché ne vale la pena. Grazie. E ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, un abbraccio. Grazie. Ciao.